le sprelle di carnevale, le cosiddette chiacchiere, con i nostri amici in cucina. Qui abbiamo il robot Ancasrum che ci permette di realizzare l'impasto e poi le friggeremo con la stufa, la pendola in ghisa che ci permette di friggere tranquillamente in casa senza fare fumo, perché l'olio ovviamente non si brucia, arriva a temperatura. Successivamente vi faremo vedere come montare gli albumi con il Bamix. In pochissimi secondi faremo delle deliziose meringhe. Vi presentiamo gli ingredienti della ricetta, presa dal libro di Daniele Persegani che abbiamo qui in negozio. Allora, per le nostre chiacchiere di carnevale abbiamo bisogno 10 tuorli, un uovo intero, burro fuso 150 g, zucchero 150 g, 1 kg di farina, il succo di 2 arance, liquore e la scorza di un limone. Prepariamo l'Ancasrum per iniziare la nostra ricetta. Alziamo il perno, portiamo il braccio verso il centro e lo blocchiamo. Prendiamo il rullo, lo inseriamo all'interno della ciotola e lo fissiamo con il perno. Poi abbiamo la nostra spatola che ci permette di pulire bene la ciotola nel momento in cui la ciotola gira per l'impasto. Accendiamo il nostro Ancasrum e iniziamo a incorporare le uova. Aggiungiamo l'uovo intero e adesso lo zucchero. Possiamo ovviamente aggiungere tranquillamente i nostri ingredienti nella ciotola senza avere problemi di spazio. Per aiutare il nostro impasto ad amalgamarsi, facciamo ruotare leggermente il nostro braccio. Il nostro impasto è diventato liscio e omogeneo e adesso andiamo ad inserire man mano la farina. Come vedete, posso tranquillamente inserire gli ingredienti nella ciotola senza nessun problema. Possiamo alternare aggiungendo un po' di succo di arancia. E continuiamo con la farina inserendola un po' alla volta. Aggiungiamo un po' di liquore per aromatizzare e la scorza di un limone. Come vedete, il rullo sta lavorando la pasta come se fossero le mani, proprio perché ha questa particolarità delle pieghe che permette di massaggiare l'impasto, proprio come se lo impastassimo a mano. Il nostro impasto è pronto. Possiamo togliere la spatola, alzare il perno e formare una bella palla liscia e omogenea. Prendiamo un pezzettino di impasto . Il nostro olio è arrivato a temperatura e siamo pronti per friggere. Come vedete, iniziano ad alzarsi le bolle, possiamo girarle e sono quasi pronte. Notare, stiamo friggendo all'interno di un ambiente chiuso, privo di cappe.
proprio perché la nostra stove ci permette di fare una frittura senza preoccuparci del fumo. Le chiacchiere sono pronte e le decoriamo con un po' di zucchero a velo. Per essere mangiate e gustate.